arrivando all'isola di Bergeggi. We are about to arrive at the island of Bergeggi that has just gained protected status. This means that you can't moor your boat here, get off and visit the island either. You can just admire it in its beauty as you sail around it. However, you can get to see it from under the sea as an underwater diver. Questa isola non ci puoi far niente, cioè è un'isola bellissima da vedere, da girarci intorno. Since the island has been made into a marine reserve, so the diver Marco Coleman tells us, it has been repopulated with fish life, which have recolonized the whole coastal area of the island. It has become the favorite diving area for all divers coming down to Liguria to practice their favorite sport. Prediletta per tutti i subacquei che scendono in Liguria a fare immersione. I punti di immersione sono speciali. The diving area is indicated by two sea boys, the Pifaraio and the Canalone. Cioè è un bel esempio di come fare la promozione turistica, no? It gives a good example of how to promote tourism while at the same time making full use of the environmental patrimony, giving incentive to a type of sporting tourism industry. Specifico subacqueo. Infatti vedo che c'è già ancora, diciamo, siamo in ottobre, però abbiamo ancora i subacquei che vanno giù. Che vengono a visitare la nostra regione. Marco Tommasini, detto Thomas. We meet Marco Tommasini, a free climber and a riveter from Finale Ligure. The climbing walls, which we can see, have been riveted to allow the climbers to get up and down. Chiodata pronto per poter far andare su le persone in parete e si chiama falesia. Every wall has a special name. This one is called Noli Tudine, a sort of play on words of Noli and solitude. E solitudine, insomma. Tra l'altro, ma approfittiamo, si possono vedere degli arrampicatori in azione. Ma dai. Siamo fortunati. Ma dai. We are lucky today as we can see the climbers in action. L'arrampicata si può fare anche in orizzontale. A peculiarity of this sport is horizontal climbing. Here we can see these sporting types working their way along a route called On the Sea's Foam, and it is 400 meters long. Praticamente puoi farla in tutte le direzioni, in verticale ma anche in orizzontale, quindi andando più così. Finale Ligure è molto conosciuto a livello europeo. Finale Ligure is really well known at a European level for sports climbing and has been famous for 40 years. The rock here is very solid and there are many climbable routes for both summer and winter. Arrampicabile tutto l'anno, estate, inverno che sia. Senti, tu ho già visto che fatti vedere. I can't work out what that plaster is which Marco's wearing. La barca va bene per la montagna, va bene per la barca. Ecco, questa è la roccia. He shows us the characteristic rock of Finale on which the climbs take place. It's called Finale Rock and is made of small pieces of shell and colonial coral, just like the Dolomites. Quindi come le Dolomiti. Esatto. Fammi vedere come metti le mani. Ma che razza di falangi hai? L'arrampicata finalese è proprio tipicamente di dita, sono proprio le dita in particolare ad essere allenate. A typical Finale climb includes finger exercise. The fingers and the tendons have to be well trained, as they dictate the rules of a successful climbing day.